Porto il saluto non soltanto a nome mio e di Angelo Guerza che siamo qui presenti, ma dei compagni che sono impegnati queste ore a Roma a partecipare all'Assemblea Costituente di Sinistra e Libertà, quindi con il compagno Franco Bordo che è il nostro coordinatore provinciale. Sinistra e Libertà che in queste ore, ripeto, sta costituendosi come formazione politica impegnata a costruire un progetto di unità della sinistra in Italia, compito molto arduo, io dico è come scavalcare il Monte Bianco, essendovi nel nostro paese chi si attarda ancora a coltivare porticelli identitari e a non vedere che oggi le esigenze sono ben altre, la prima delle quali quella di costruire un'ampia alleanza per battere la destra e i suoi disegni. Un'ampia alleanza di cui la sinistra, assieme alle altre forze democratiche, deve essere parte attiva con le sue idee, le sue proposte, il suo punto di vista rispetto a questa società. Io vedo che talvolta c'è un atteggiamento di sarcasmo e di dileggio quando si parla di guardare ad orizzonti ideali. Credo che sia sbagliato, sia giusto ancora porsi il problema di traguardare la propria iniziativa verso orizzonti che devono essere raggiunti e superati per affermare i valori in cui abbiamo creduto e crediamo. Io, compagni, ritengo anche che oggi in Italia non ci sia ancora un'adeguata percezione della pericolosità della situazione che stiamo vivendo. E così, un po' paradossalmente, delle volte lo dico anche ai miei compagni, ho l'impressione talvolta che ci sia più una percezione della pericolosità di questa destra da parte di un uomo come Fini, che la destra la conosce bene, piuttosto che in certe aree della sinistra, che ritengono di salvarsi l'anima con degli slogan roboanti, ma poi non sono in grado di misurarsi concretamente con l'iniziativa quotidiana per battere questa destra. A mio parere è una logica trasversale che attraversa le formazioni del centro-sinistra, una logica che insegue i miraggi di improbabili spallate, magari fidando sulle iniziative della magistratura, e non vedere invece che il compito è ben più realistico e anche per questo ben più impegnativo, cioè quello di costruire una rete di rapporti con la gente nel paese per dar vita ad uno schieramento che sia capace di proporre un'alternativa credibile alla destra rispetto alla scadenza elettorale del 2013, perché questo ritengo è l'obiettivo che noi dobbiamo porci. Ora, per conseguire tale obiettivo, innanzitutto dobbiamo avere coscienza, a mio parere, che l'iniziativa del centro-sinistra non può essere egemonizzata da posizioni velleitarie, incredibili, populiste. Ci vuole maggior concretezza e chiarezza di idee, per questo a mio parere è decisivo il ruolo che deve giocare in una situazione come questa il Partito Democratico. Partito Democratico che però deve avere, lo dico con molta franchezza, una considerazione diversa rispetto a quella che ha avuto finora per la presenza di una sinistra che crede in questo progetto di costruzione dell'alternativa. Posizioni di autosufficienza rispetto a queste esigenze non pagano e già abbiamo visto non hanno pagato nei fatti. Io devo dire anche questo. Capisco la ristrettezza dei tempi, ma anche nella relazione pur pregevolissima di Titta Magnoli è mancato questo riferimento alla costruzione dell'alleanza e del rapporto con la sinistra. Però io voglio cogliere una frase che Magnoli ha collocato nella sua relazione: da soli non bastiamo. Bene, ecco, allora da qui partiamo compiendo tutti serie riflessioni se non vogliamo ripetere gli errori del passato. Cioè non ripetere l'errore di chi ha sottovalutato il problema dei rapporti a sinistra, non ripetere da parte di altri l'errore di inseguire il miraggio della spallata. Dopodiché
parte di talune di queste forze che inseguono questo miraggio, in realtà poi la spallata l'hanno data al governo Prodi, non preoccupandosi di vedere che cosa sarebbe avvenuto dopo, e non era certo dietro la svolta il socialismo dopo la caduta del governo Prodi. Riflessioni che dobbiamo compiere e che a mio parere devono riguardare anche l'esito delle elezioni della nostra realtà provinciale. Titta Magnoli ha detto che questo sarà un compito che lui perseguirà. Io dico, siamo già in ritardo, siamo in ritardo. Io mi sarei aspettato che dopo il risultato pesantemente negativo nella nostra realtà dovesse partire una riflessione più accurata e collegiale da parte delle forze che hanno dato vita allo schieramento a sostegno di Torchio in provincia e di Corato in comune. Invece questa riflessione, a mio parere, è risultata del tutto insufficiente. E anche i rapporti politici che abbiamo costruito nel corso di quella campagna elettorale sono stati un po' abbandonati. Ora, se noi vogliamo essere credibili anche rispetto agli appuntamenti futuri, non possiamo dare l'impressione alla gente che ci mettiamo assieme in una campagna elettorale e poi non ci ricordiamo più di aver presentato assieme un programma sul quale chiedere conto alle altre forze che hanno vinto nel corso. Ecco, credo che noi dobbiamo recuperare questa credibilità, anche ai fini dell'impegno che ci attende con le elezioni regionali. Elezioni regionali che noi come Sinistra e Libertà abbiamo deciso di affrontare unitariamente con il PD e le altre forze che sono disponibili a contrastare la destra di Formigoni. Devo dire con molta franchezza che non ci ha convinto il percorso seguito. Avremmo voluto un percorso più partecipato per proporre la candidatura del centro-sinistra, tuttavia ecco, questo nostro rilievo non ci impedirà di partecipare in modo convinto ed impegnato alla campagna elettorale a sostegno di Filippo Penati. Un'ultimissima cosa, un augurio sentito a Titta Magnoli per il lavoro che lo attende e all'augurio di Sinistra e Libertà, aggiungo il mio personale, per l'amicizia che ci lega dai tempi in cui collaboravamo assieme a Mondo Padano. Io attendo anche dall'iniziativa, dall'impegno di Titta Magnoli che vi sia riservato un'attenzione alle cose che ho posto in questo mio intervento per il recupero di un rapporto positivo con la sinistra. Grazie.